Amici sportivi, buonasera. Va bene che siamo appena alla terza giornata, ma qualche fatto fa già meditare. Per esempio la situazione del Napoli, penultimo in classifica con un punto. Ma quello che è più grave è che il Napoli si trova a 5 lunghezze dal Milan, unica squadra a pieno punteggio. Colpisce meno la situazione di oggi, della partita di oggi dell'Inter, che aveva contro un Torino notoriamente tra le squadre più pericolose. Sempre sconcertante la Juventus, che realizza spesso su rigore ed oggi si è fatta raggiungere dal Cesena. Nella Roma segna sempre e solo Carnevale. La Lazio compromette le sue belle immagini estive, nella Sampdoria va in gol Mikhailichenko. Vediamo insieme la schedina, le partite sono terminate mezz'ora fa. Atalanta-Cagliari 2-1-1, Cesena-Juventus 1-1-X, Lecce-Lazio 1-0-1, Milan-Fiorentina 2-1-1, Parma-Napoli 1-0-1, Pisa-Genova 0-0-X, Roma-Bari 1-0-1, Sampdoria-Bologna 2-1-1, Torino-Inter 2-0-1, Regina-Cremonese 1-1-X, Triestina-Padova 2-0-1, Piacenza-Como 2-0-1, a Caserta-Perugia-Casertana 3-2-2. Altri risultati della Serie B non compresi nella schedina del Totocalcio. Ancona-Lucchese 2-2, Ascoli-Cosenza 2-0, Avellino-Barletta 3-1, Foggia-Brescia 1-0, Modena-Messina 1-1, Salernitana-Udinese 1-1, Taranto-Reggiana 1-0, Verona-Pescara 1-0. Adesso vediamo le classifiche a punteggio pieno in Serie A. Il Milan 6, poi il Pisa, poi l'Atalanta e la Sampdoria con 5 punti. Quindi Inter-Roma-Juventus 4, Genoa-Torino-Parma-Lecce 3, Lazio, Bari, Cagliari 2, Cesena, Napoli, Fiorentina 1. Vediamo la classifica della Serie B, anche qui c'è un capo classifica a punteggio pieno che è il Foggia, 6, poi Ascoli, Verona, Avellino, Ancona 5, Lucchese, Salernitana, Taranto 4, Triestina, Cremonese, Pescara, Regina e Messina 3, Reggiana, Barletta, Padova, Modena, Cosenza 1, Brescia 0 e l'Udinese che è partita con un handicap di 5 punti è risalita a meno 3. E adesso attendiamo i primi collegamenti, ripeto le partite, oggi è l'ultima giornata in cui si è giocata alle 16, domenica prossima si gioca alle 15, le partite sono terminate mezz'ora fa. Adesso un grosso successo, ricordiamo, della Formula 1 per chi non fosse informato, successo dei colori italiani. Vittoria spettacolosa di Munster con la Ferrari al Gran Premio del Portogallo. Vittoria, diremmo, alla Mansell con mille colpi di scena. L'inglese in partenza era riuscito anche a danneggiare Prost che era in prima fila con lui, ma poi si è ripreso e come. La lotta fra le due Ferrari e le due McLaren è stata serrata. Senna va in testa, Mansell si riscatta, rimonta, prende il comando, secondo è Senna, terzo Prost, quarto Berger. A 8 giri dalla fine la gara viene sospesa per un incidente a Caffi. Però il risultato è acquisito secondo regolamento e anche secondo logica perché Mansell pareva a questo punto insuperabile. Completa il successo motoristico italiano di fine settimana la grande affermazione della Lancia, primo Kakkonen, terzo Fiorio, che si è imposta all'eterna rivale Toyota nel rally d'Australia che per vari motivi era un terreno favorevole agli avversari, ai giapponesi. La Lancia ipoteca così la conferma di campione del mondo Marche. Penso che ora siamo pronti col primo collegamento, è quello che riguarda Milan, Milan-Fiorentina 2-1, Gianni Vasino. Sì, il Milan parte subito a testa bassa in avanti e Donadoni batte una punizione per Van Basten che gira di testa impegnando Landucci. Punizione di Donadoni per Evani, respinge di piede Landucci, entra Carbone e spedisce a lato di Po. Punizione di Evani per Van Basten che controlla benissimo, si libera e va alla segnatura con questo pallonetto delizioso che rivediamo al rallentatore. Eppure Landucci è 1,95 ma non è bastato. Gran botta da fuori di Donadoni, fuori porta. Si vede anche la Fiorentina in avanti con Kubik alto sopra la traversa. Qui siamo già al secondo tempo, ha sbagliato Van Basten e vediamo Pazzagli che deve bloccare su Fuser. E poi c'è la rete da parte della Fiorentina, ma c'è Borgonovo davanti al portiere in netta posizione di fuorigioco. L'arbitro però convalida la rete della Fiorentina.
Insiste il Milan in avanti e va a cogliere la rete del vantaggio con questa botta di Massaro deviata da Landucci. L'avete visto adesso che Landucci lo devia nella propria rete. Tenta ancora Kubik da lontano, blocca Pazzagli. Poi c'è l'ennesimo tentativo di Donadoni di poco fuori porta. È stato un Milan che ha volutamente cercato sin dall'avvio di mettere in grossa difficoltà la Fiorentina, che peraltro ha badato per tre quarti dell'incontro solo a difendersi. Nel secondo tempo, quando forse la stanchezza è pesata un po' di più sui milanisti, che devono trovare il ritmo di un tempo, Sacchi dovrà ancora lavorare in questo senso, ebbene la Fiorentina in questo frangente è andata in avanti ed è riuscita anche a cogliere il momentaneo pareggio. Il Milan a quel punto si è scosso e non c'è stato più nulla da fare. A te Paolo Valenti. Ecco, proseguiamo con questo ritmo e con questo taglio di servizio nel rapporto fra immagini e commento. Passiamo adesso a Torino. Torino-Inter 2-0. A te Cesare, Cesare Castellotti, vai. Ecco qui inquadrato subito Lentini in azione. Serve Miller, il quale però manda alto come si vede. Primo piano per Miller. In azione l'Inter. Breme, poi Mandorlini. Da questi a Berti, molto bravo oggi per Serena, la traversa, pallone che finisce fuori, nulla di fatto. Ancora Breme per Berti, Berti finisce a terra, si infortuna, verrà sostituito da Baresi. Un corner per il Torino, batte Martin Vasquez, Baggio respinge Zenga, Policano troppo alto. Andiamo al secondo tempo, arriva il gol al settimo minuto. Ecco, c'è un fallo di Battistini su Miller, la punizione per il Torino, viene battuta da Martin Vasquez ed è gol, Granata in vantaggio 1-0. La gioia dei Granata, ma Mondonico vuole di più. E arriva così il secondo gol. Guardate, azione personale del fortissimo oggi Lentini ed è la rete del 2-0. Replicano in qualche modo i nerazzurri. Da Baresi a Breme, poi Klisman, bravo nel districarsi, il suo tiro, la parata di Marcheggiani. E verso la fine, Martin Vasquez, adesso guardate, Miller si libera molto bene, ma conclude, guardate Miller, ma conclude abbastanza male. Supremazia territoriale del Torino e azioni offensive a tutto spiano nel primo tempo, l'Inter però si è resa pericolosa in contropiede. Nella ripresa, ecco, una ripresa di marca decisamente Granata, il Torino non si è più limitato a produrre gioco ma anche ha concretizzato come abbiamo visto. Oggi per fortuna non ci sono state invasioni di campo ma il problema della sicurezza, ovvero della non sicurezza dello Stadio delle Alpi rimane. Ho concluso da Torino. E adesso passiamo a Pisa. Pisa-Genoa 0-0. Rolando Nutini. Sì, vediamo subito le prime azioni, sono state poche le azioni importanti, la prima è del Pisa, sarà conclusa da Padovano, un bel tiro di poco fuori. Al 27esimo c'è un'azione buona del Genoa, Aguilera per Eranio, ecco Aguilera, Eranio, tiro di testa e deviazione del portiere del Pisa. Al 43esimo è ancora il Genoa in attacco, Aguilera per Onorati e Pascione conclude di poco fuori con poi si va al secondo tempo. Al settimo minuto il Pisa reclama un rigore, vediamo, Piovanelli viene stretto in area, finisce a terra e i pisani reclamano il rigore, però l'arbitro non lo concede, anzi ammonisce Piovanelli per simulazione. Ora rivedremo questa azione a rallenti, eccola, vediamo l'azione. Ecco Piovanelli, la sua caduta e niente da fare. Poi al ventesimo c'è la più bella azione del Pisa, la più bella occasione del Pisa. Si sfiora il gol, Dolcetti, Piovanelli e poi Simeone che sbaglia, come abbiamo visto, clamorosamente. Al 43esimo è ancora il Pisa in attacco, ma anche questa volta sbaglia con Larsen, ecco. E sono queste, diciamo, le azioni principali di questo Pisa. Un Pisa e un Genoa, due squadre che si sono dimostrate
di buon livello nonostante lo 0-0. Il Pisa ha attaccato di più, specialmente nel secondo tempo, ma il Genoa si è difeso molto bene e poi ha attaccato di rimessa, e quindi la partita praticamente è finita sullo 0-0. Finita sullo 0-0, e si può dire tutto sommato che si accontentano i due allenatori, sia Lucescu che Bagnoli, dopo questo incontro che naturalmente ha soddisfatto in parte soltanto gli sportivi pisani. A te, Valenti. Grazie Rolando, e adesso passiamo al Parma, che ha superato il Napoli per 1-0. Roberto Scardova. Vediamo subito, Paolo, il gol che ha determinato questo sorprendente risultato. Viene rubata la palla a Renica, è entrato da pochi minuti, e Osio al centro dell'area in tuffo realizza il gol del Parma, ed era il 18° minuto della ripresa. Il Napoli non ha più saputo recuperare. Nel primo tempo si era capito che i napoletani si trovavano in difficoltà dopo questa iniziativa di Careca fermata da Grun. I partenopei avevano ceduto il campo al più vivace Parma. Al 19° Osio, nell'area del Napoli, aveva raccolto la palla e appena dentro il limite aveva sparato questo tiro, finito però alto. E al 29° minuto Melli è stato fermato da Corradini, ecco il lancio, ed ecco Melli che raggiunge il pallone, Corradini arriva su di lui, lo ferma all'ingresso dell'area, Melli prosegue la corsa, l'arbitro concede il vantaggio, lo rivediamo a rallenti questo episodio, eravamo sullo 0-0, lo ricordo, ecco Corradini che interviene, ci sembra che tocchi la gamba di Melli, in ogni caso Melli prosegue la corsa, l'arbitro ha concesso la regola del vantaggio nonostante le proteste del Parma. Alla fine del primo tempo, dopo un calcio di punizione di Maradona, Ferrara impegna così Taffarella. Nella ripresa il gol del Parma che rivedremo. C'è stato prima un infortunio a Ferrara che ha dovuto lasciare il campo a Renica. Ferrara se la caverà però con poco. Renica tuttavia ha determinato questa fuga del parmense che ha crossato il centro per il gol di Osio. 1-0 quindi. Al 29° ancora il Parma che supera in velocità i napoletani. E Osio che manca di poco l'appuntamento con la palla. Ecco, e poteva essere il raddoppio per il Parma. Il Napoli continua a trotterellare, nonostante l'ingresso di Silenzi non si fa pericoloso se non con questo calcio d'angolo di Maradona che Taffarella mette in angolo. Maradona zoppica, avete visto, il Parma al 45° ha l'occasione di raddoppiare, ma Sorce appena entrato si lascia cogliere dall'emozione e Grazia, il portiere del Napoli, Galli. I campioni d'Italia non sono apparsi davvero all'altezza del loro titolo, Paolo. Hanno sofferto moltissimo il ritmo del Parma, è da ricordare che Napoli era privo di Alemão. Maradona ha trotticchiato, ma non è mai riuscito a liberarsi dalla gabbia che gli ha costruito attorno l'allenatore parmense Nevio Scala. Nemmeno con l'ingresso di Silenzi il Napoli ha cambiato volto, e ora a 5 punti dalla prima della classifica il Napoli avrà veramente difficoltà a trovare la via per la difesa del proprio titolo. Purtroppo si sono verificati alcuni incidenti all'inizio della partita, fuori dallo stadio. Alcune centinaia di tifosi napoletani pretendevano di entrare essendo senza biglietto, 3 carabinieri che volevano impedirglielo sono rimasti contusi. A te la linea. Grazie, e adesso passiamo alla Sampdoria, questo 2-1 della Sampdoria sul Bologna. Alfredo Liguori. Sì, una bella Sampdoria e un Bologna che ha cercato di tutto per riuscire a pareggiare, ma ecco, la vediamo subito la Sampdoria e Mikhailichenko, uno dei suoi uomini di maggior valore che sfiora la traversa. Quindi la grande occasione per il Bologna, Villa, ma è un difensore, non un attaccante, si impapera, poi da indietro, cerca di dare indietro, aiutato da un difensore a detare, il tiro dello straniero bolognese è a lato con Pagliuca che protesta. Poi c'è un gol annullato a Lorenzo, ma evidentemente in fuorigioco, lo possiamo giudicare tutti, ecco il segnalino che lo segna, e quindi Mancini. In corsa, questo gran tiro ma molto alto, un'occasione buona per la Sampdoria, siamo ovviamente al primo tempo. E quindi ancora un'ottima cosa di Dossena, il colpo di testa di Mancini, questa volta di poco al lato. Finisce il tempo e la Sampdoria va subito in avanti. Mikhailichenko, uno slalom splendido, poi il tiro che viene respinto in angolo da Cusin. Quindi ancora la Sampdoria, Mancini, Lombardo, evita perfettamente Verga, il tiro all'incrocio ed è 1-0. E appena al secondo minuto del secondo tempo la Sampdoria è in vantaggio. E insiste la Sampdoria, Mancini guardate che riesce a fare in slalom, perfetto, ma così molto bravo oggi gli si oppone. Quindi ancora Mancini, tacco per Mikhailichenko, destro fortissimo ed è il palo questa volta, non così ad opporsi al raddoppio della Sampdoria. E poi ancora ecco Dossena, ecco Mikhailichenko, il suo tocco morbido, bellissimo ed è il 2-0. Siamo al 40°, il Bologna a questo punto cerca di raccorciare le distanze. Ci prova con Lorenzo che sfiora il palo alla destra di Pagliuca e quindi arriva al gol del 2-1 con Detari, un altro grossissimo giocatore che abbiamo visto qui a Luigi Ferraris.
Una Sampdoria che mancava di Vialli, intanto per cominciare, ha rimesso dentro Branca che rientrava dopo un lungo infortunio e ha fatto rivedere in campo due giocatori troppo forti per quasi tutte le squadre, vale a dire Michailichenko e Mancini. Uno classe pura, tocchi deliziosi, l'altro classe e potenza. Il russo è veramente un grandissimo giocatore e questi due giocatori hanno fatto la differenza. Era anche un po' un derby oggi, quello tra Franco Scoglio e Vujadin Bosco, un derby, perché Scoglio giocava, era nel Genoa lo scorso anno, un derby che vedeva di fronte la cosiddetta zona di Scoglio e il calcio giocato di Bosco. Ha vinto Bosco, ma Bosco ha la fortuna di avere degli uomini nettamente superiori a quelli che sono attualmente nel Bologna. La linea allo studio. Andiamo adesso a Roma. Roma-Bari 1-0, Donatella Scarnati. Sì, partita vivace fin dall'inizio, al quinto i primi brividi li dà il Bari, su cross di Colombo, prima Raducioio e poi Joao Paolo, eccolo, impegnano Peruzzi. Replica immediatamente la Roma con Desideri, oggi capitano al posto di Giannini, rimasto fuori perché infortunato. Ed è ancora la Roma al decimo a costruire un'azione pericolosa, discesa di Gerolin, palla in aria per Feller e Carnevale, ma Brambati è pronto ad intervenire. Il Bari non sta a guardare, al 17esimo si fa vedere con Joao Paolo, veloce come sempre, perfetto il suo slalom, Salsano poi appoggia al portiere. Al 22esimo ancora il Bari in avanti con Raducioiu, il ventenne di Bucarest, soprannominato il Van Basten dell'Est, fa partire un gran destro deviato in angolo. Al 24esimo Feller, anche oggi tra i più efficaci, serve Carnevale, Drago manda in angolo. Al 33esimo il solito Joao Paolo riesce a servire in extremis, guardate, Colombo, il tiro però è fiacco. Al 36esimo c'è una punizione di Desideri, Feller è in aria ma non riesce ad approfittarne. Siamo al secondo tempo, al secondo minuto cross perfetto di Nela per Carnevale, bellissimo scatto di testa di Carnevale che segna. 1-0, terzo gol di Carnevale in campionato. Il gol sblocca i padroni di casa che al nono possono raddoppiare con Desideri. Al 16esimo Roma in evidenza con Rizzitelli, è entrato nel secondo tempo insieme a Di Mauro. Al 19esimo replicano gli ospiti ma Gerson si fa anticipare da Peruzzi. Al 34esimo Feller fa tutto da solo, guardate, da fuori aria fa partire un gran sinistro deviato in angolo dal portiere Drago. Come avete visto dunque è stata una partita piacevole con azioni pericolose da tutte e due le parti. La Roma voleva i due punti anche perché ha in programma tre trasferte consecutive, due in campionato e una in Coppa. Ma soprattutto ci teneva a fare bella figura per riscattare così la prova negativa di domenica scorsa e quella non esaltante di mercoledì contro il Benfica. Si sbagliava chi si aspettava un Bari chiuso ermeticamente in difesa, la formazione di Salvemini soprattutto nel primo tempo ha cercato il gol e la velocissima coppia Joao Paolo Raducioio ha dato qualche problema ai difensori della Roma. Continua la serie nera del Bari che a Roma contro i giallorossi non è mai riuscito a vincere. Ed è tutto, ti restituisco la linea, Valenti. Grazie Donatella, e adesso passiamo al pareggio fra Cesena e Juventus 1-1. Pierpaolo Cattozzi. Eccoci qui a Cesena, in primo piano subito per Baggi, il suo cross è fortunato, vedete, da buona posizione mette sul fondo, era il quinto, qui Ciocci litiga con Giulio Cesar, poi la palla arriva a Marildo, buono il controllo, la conclusione, meglio sorvolare. Calcio dalla bandierina e poi raccoglie, vedete, Pierleoni, Del Bianco all'indietro e il suo tiro è degno di quello precedente di Amarildo. Nobile, Amarildo si riscatta, bellissimo il colpo di testa, ma piazzatissimo, tacconi. Altro numero di Ciocci, questa volta fa tutto da solo, guardate come fa su tre uomini e poi palla però alta. E qui è a dimostrazione che il Cesena ha giocato un'ottima partita. Qui è fortunato, la conclusione, la cerca da lontano è alta. Il miglior passaggio di Schillaci nella partita, Baggio a terra, rigore, netto ci pare. Non si discute, come non si discute l'esecuzione di Baggio. Bellissimo a vedersi, il portiere da una parte, il pallone dall'altra. Ecco primo piano meritato per Baggio. Siamo al terzo del secondo tempo, il cross è di Nobile, l'intervento perfetto è di Pierleoni, un eurogol, veramente un bellissimo gol. Pierleoni dirà che è il più bello della sua carriera. Hasler invece queste cose le fa spesse volte, invece Schillaci e Napoli non lo fanno spesse volte, questa volta hanno sbagliato. Ciocci ancora, si fa spazio, il suo tiro però è centrale e para tacconi. Punizione di Baggio, Fontana riceve così, piazzatissimo,
molto bravo il portiere del Cesena. Altro affondo del Cesena ed è questa volta, avete visto, Tacconi a chiudere la porta a Ciocci. Qui vediamo un fermo immagine con Baggio che abbandona il campo sul finire della partita perché è infortunato, ha un polso. Sul finire della partita c'è stata anche l'espulsione di Hasler, che ha applaudito l'arbitro Bagni. Bagni ha arbitrato bene, ma evidentemente gli applausi di Hasler non li voleva. C'è da dire che questa Juventus soffre, soffre moltissimo, soffre le marcature degli avversari, soffre le decisioni degli arbitri e soffre persino gli applausi dei suoi tifosi, perché forse è consapevole di non meritarli tutti. Il Cesena, quasi squadra accorta, tutt'altro che Guardinga, ha giocato una partita molto aperta, squadra robusta che darà filo da torcere ad altre grandi. È tutto da Cesena, linea allo studio. Grazie, adesso andiamo al Totip. Abbiamo prima corsa X1, seconda 1-2, terza 2-1, quarta X1, quinta 1X, sesta 2X. Adesso parliamo con Marco Lucchini dell'Atalanta, che ha superato un volitivo Cagliari per 2-1. A te Marco. Ecco, passa subito in vantaggio l'Atalanta, al quarto minuto punizione di Perone, tocco di Bordin e Caniggia ribadisce in rete 1-0. Ecco la gioia dei giocatori nerazzurri. E saltiamo al 23esimo del primo tempo, quando Pasciullo pesca con precisione in aria Strömberg, che controlla bene ma sbaglia clamorosamente il bersaglio. Pareggio cagliaritano al 40esimo con Francescoli su calcio di punizione. Ferrone rimane di sasso, 1-1. A un minuto dal riposo, rimessa laterale di Strömberg, Matteoli di testa, palla a Perrone che passa poi a Strömberg. Azione piuttosto lunga, Strömberg in dribbling, entra in area, tocca indietro per Bonacina e gol partito, 2-1. Alla prima della ripresa, occasione d'oro per il Cagliari, lanciato da Matteoli, lunga galoppata di Fonseca, cross finale per Cornacchia, però di testa schiaccia la palla a terra che rimbalza oltre la traversa. Cagliari sempre attivo, al 26esimo lancio di Nardini, Cornacchia di testa, ma Ferrone pronto, neutralizza. Infine, alla 40esima su punizione, batte Francescoli e Ferron in tuffo, devia in angolo. Un primo tempo tutto di marca atalantina. Dopo essere passati in vantaggio, i nerazzurri hanno difeso, ma non hanno mai perso l'occasione di andare in avanti. E subito dopo l'infortunio del pareggio, infatti, si sono riportati in vantaggio. Il Cagliari vero si è visto solo nella ripresa, e bello pimpante, ha costruito azioni molto pericolose. Certo che se avesse giocato così fin dall'inizio forse la partita avrebbe avuto una storia diversa. Linea Paolo Valenti. Grazie, e ricordo che oggi per l'ultima volta le partite di questa stagione cominciano alle 4, domenica prossima alle 3, quindi molti dallo stadio rientrano nel corso di 90esimo minuto per questa domenica, allora a loro beneficio ricordo che almeno alcuni dei gol più significativi li daremo in chiusura dopo qualche altra notizia. Adesso però parliamo del Lecce, che ha superato la Lazio per 1-0. Franco Stripoli. La prima azione importante del Lecce al quinto minuto, da Mazzigno ad Aleinikov, cross al centro, Morello e Pasculli non riescono a concretizzare l'azione. Punizione di Domini, colpo di testa di Riedel che colpisce il palo, Sosa manda fuori. Poi alla volta del Lecce, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, batti ribatti, palla ad Aleinikov che colpisce il palo. Protestano anche i giocatori del Lecce per un presunto fallo di mano di un giocatore laziale. Ancora il Lecce in avanti ed è il gol al 25esimo, spunto di Mazzigno che va sulla sinistra, mette al centro, si inserisce Pasculli e di sinistro batte Fiori. 1-0 per il Lecce. E con le immagini passiamo al secondo tempo, che si apre con questo gran tiro di Sosa respinto da Zunico, poi è Riedel in diagonale che calcia sul fondo. Lazio più determinata nel secondo tempo e il Lecce comunque che in contropiede si riporta in avanti e sfiora il raddoppio con Aleinikov e bravo Fiori in uscita. Ancora la Lazio in avanti e Saurini entrato al posto di Ruben Sosa che supera Garzia, poi c'è un contatto con Benedetti che colpisce la palla con la mano. Per l'arbitro Boggi di Salerno il fallo è involontario, protestano inutilmente i giocatori laziali. Dunque buon primo tempo del Lecce, Lazio più determinata nel secondo tempo. Lecce nella prima frazione sorretto dall'infaticabile ottimo Mazzigno, un giocatore davvero eccellente. Nella ripresa è calato il brasiliano e guarda caso la Lazio è cresciuta
soprattutto Domi, il playmaker della formazione romana, che ha rifornito continuamente le punte Riddle e Sosa. Sosa per la verità non ha giocato molto bene, invece si è mosso con disinvoltura Riddle, avete visto più volte è andato alla conclusione, ben marcato peraltro da Giacomo Ferri. Il Lecce, dicevamo, nel primo tempo ha confezionato la vittoria con quel gol di Pasculli, campione del mondo nell'86, e nel Lecce si è messo anche in evidenza il giovane Morello. Su Lecce-Lazio è tutto, linea a Paolo Valenti. Prima di alcuni gol che ripeteremo, vi ricordo tre cose. Prima l'appuntamento con la Domenica Sportiva, che sta accogliendo il consueto successo, il programma intorno alle 22, oltre ai servizi di calcio, un ampio servizio sul successo della Ferrari nella Formula 1. Poi vi ricordo domani il processo del lunedì dal Sestriere alle ore 20:30, in studio Salvatore Lombardo, vice commissario degli arbitri dell'AIA, per commentare il moviolone. E poi infine vediamo, ecco, questa prodotto Rai, Goleada 90, la storia del campionato del mondo, raccontata dai colleghi della RAI e dalla Gazzetta dello Sport. Notizie, immagini, servizi, curiosità nascoste, emozioni, insomma tutto quello che è avvenuto dentro e fuori i campi di gioco, tutto questo è raccolto nelle videocassette di circa 40 minuti l'una e nei fascicoli di 24 pagine. E adesso concludiamo, io tanto vi saluto, con il gol, alcuni dei gol più significativi della giornata, sempre a cura di Gabriele Tramontano. Vediamo Van Basten, primo gol del Milan sulla Fiorentina, ecco il suo pallonetto che inganna Landucci, perfetto. Poi il gol di Osio che dà la vittoria al Parma sul Napoli. Questo cross entra di testa, rasoterra quasi Osio, ed è la vittoria del Parma. Roma-Bari. Il colpo di testa di Carnevale, ancora una volta, goleador della Roma. Poi la grande punizione di Martin Vázquez, che sblocca il risultato Torino-Inter. E infine Caniggia, il solito artista del pallone. Lo vedremo in Atalanta-Cagliari. Mentre vedete scorrere le immagini e vedete appunto i nomi dei collaboratori che come sempre ci hanno aiutato nella trasmissione in maniera determinante, vi leggo le quote del Totocalcio arrivate ora. I 13 vincono 61 milioni e 464 mila lire, i 12 1,5 milioni circa, 1.563.000 lire.